Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI, torna a chiedere a Regione Abruzzo di mettere a sistema i tamponi da effettuare nei laboratori privati e soprattutto di determinare il ruolo degli uffici scolastici in caso di contagio negli istituti. Intanto l'amministrazione comunale ha approvato un progetto educativo pedagogico che si applicherà dal prossimo anno scolastico a nidi e materne. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, dopo la chiusura della scuola elementare Noè Lucidi a causa di numerose positività, torna a chiedere alla Regione Abruzzo di mettere subito a sistema i tamponi nei laboratori privati e soprattutto l'uniformità di azione degli uffici scolastici nei casi di contagi all'interno delle classi. Siamo in una situazione di pandemia, stiamo parlando dei nostri ragazzi, dei nostri insegnanti, dobbiamo metterli in sicurezza subito. Quindi l'invito a tutti i dirigenti scolastici e oggi, come anche, ho formalizzato la richiesta alla Regione perché si adotti una disciplina uniforme in questa direzione su tutto il territorio regionale. Intanto l'amministrazione comunale di Teramo ha approvato un progetto educativo pedagogico che riguarderà tutti i bambini e le bambine teramane, un percorso virtuoso elaborato con associazioni nazionali come il gruppo Nidi e Infanzia e con la locale Teramo Children. Oggi sono qui a rendere conto del lavoro che abbiamo fatto, perché come amministrazione comunale non ci siamo sottratti, non abbiamo lasciato agli annunci, ma piuttosto ci siamo rimboccati le maniche. Ci siamo messi al servizio di un progetto, di un percorso ampio che ha visto la partecipazione del gruppo nazionale Nidi Infanzia, oggi rappresentato dalla dottoressa Labonia, e quindi la ringrazio per esserci stata in tutte queste settimane e per esserci anche oggi per dare testimonianza del percorso intrapreso. È stato fatto insieme all'associazione Teramo Children, oggi qui c'è la dottoressa Vilma Schioppa, ringrazio anche lei e con lei tutta l'associazione per essersi messi a disposizione del territorio secondo quella che è la loro vocazione. Ieri abbiamo approvato un progetto educativo che in qualche modo è innovativo ed è attuale, nel senso che l'abbiamo uniformato a quella che è la normativa intervenuta, lo abbiamo uniformato ai nuovi indirizzi che vi sono in campo, lo abbiamo fatto coinvolgendo i tecnici, coloro del settore che quotidianamente lavorano, sanno di cosa stanno parlando e che ci hanno dato un contributo fondamentale per far sì che quel progetto educativo potesse essere il massimo e il meglio, non copiando un'esperienza, perché quello è un qualcosa che non faremo mai. Non ho mai sentito la necessità di dover copiare qualcuno, piuttosto ho sentito l'ambizione, la volontà di dover capire che cos'era virtuoso in altre esperienze e poterlo traslare al meglio prendendo spunto da quelle che sono le situazioni di fatto presenti sul nostro territorio. I consiglieri regionali di centrosinistra questa mattina hanno presentato alla stampa le loro critiche rispetto alla gestione dell'emergenza Covid-19 in Abruzzo. Una situazione fuori controllo, quanto detto dal consigliere capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, che ascoltiamo in questa intervista. Siamo fortemente delusi perché avevamo chiesto sin dalla commissione del 29 di settembre, quando ci fu presentato il piano Covid, di avere un cruscotto di monitoraggio per poter controllare, verificare e dare anche un contributo rispetto allo stato attuativo di quello che era stato programmato. Tutto invece è saltato. D'altra parte le stesse dichiarazioni del Presidente della Regione e dell'assessore Verì sono contraddittorie tra di loro e allo stesso tempo anche con loro stessi da un giorno all'altro. Infatti un giorno dicono che è tutto sotto controllo, il giorno dopo sostengono invece che gli ospedali sono saturi, la mattina si dice rimaniamo in zona gialla, il direttore della sanità dichiara così, il pomeriggio passiamo a zona arancione e ci dà l'idea questa comunicazione così contraddittoria di quanto sia appunto fuori controllo da parte della regione quello che sta avvenendo. A nostro avviso è saltata soprattutto l'assistenza territoriale, la rete territoriale e i nostri presidi ospedalieri sono sotto forte pressione e i disagi per i cittadini innumerevoli insieme agli operatori stessi. Vogliamo dare un contributo, però il presidente Marsilio deve smetterla di adoperare il Covid per fare campagna elettorale nazionale e posizionarsi continuamente negli show televisivi o radiofonici sulla posizione politica di Fratelli d'Italia. Lui deve fare il presidente degli Abruzzesi e soprattutto per gli Abruzzesi, mettendo in campo una risposta adeguata all'emergenza sanitaria. I lavoratori e gli addetti delle pulizie hanno scioperato per chiedere maggiori tutele contrattuali, soprattutto in merito al grande lavoro che quotidianamente fanno
questo periodo di pandemia. Andiamo a vedere nel servizio di Paolo Renzetti. Noi protestiamo per il rinnovo del contratto collettivo, è un contratto che è scaduto da più di 7 anni. Oggi i lavoratori delle pulizie sono quelli che sono senza contratto da più tempo. Sono lavoratori che sono fondamentali in tutti i settori economici, sono in tutti gli appalti pubblici, negli ospedali, sono nelle scuole, sui mezzi pubblici, negli uffici pubblici, privati, nelle fabbriche. Sono un esercito di 600.000 lavoratori che fanno un lavoro scomodo e lo fanno per pochissimi soldi. Non è giusto, con tanta precarietà. Questo non è giusto, noi ci battiamo per avere il rinnovo del contratto collettivo e siamo in prefettura a Pescara per chiedere che il prefetto si faccia portavoce col governo e col ministro del lavoro, che ci sia un tavolo ministeriale sul rinnovo di questo contratto che non può più aspettare. Le aziende, nonostante stanno aumentando i loro fatturati in maniera esponenziale negli appalti, in particolar modo in questo periodo nella sanità ma anche negli uffici pubblici, si rifiutano di sottoscrivere un contratto nazionale che dà dignità al mondo del lavoro, alle donne e agli uomini che lavorano in questo settore. È qualcosa di vergognoso, di scandaloso, e questo non fa altro che aggravare una situazione già difficile sui posti di lavoro. Si ricorre troppo spesso agli straordinari, si rinunciano a nuove assunzioni, gli appalti sono sempre più stringenti e sempre meno remunerati per i lavoratori che sono nel settore. Noi troviamo che sia disumano lavorare ancora per 7 euro lorde l'ora, che significa 5,50 euro. Questi sono i lavoratori senza i quali si ferma ogni tipo di attività, le banche non esisterebbero più, il sistema sanitario nazionale crollerebbe. Questi sono i lavoratori che sono stati applauditi per mesi in piena pandemia, che sono stati dimenticati quest'estate, ma sono 7 anni che sono dimenticati e adesso tornano sulla cresta dell'onda. La loro funzionalità non muore con l'abbassarsi dei contagi, sono lavoratori fondamentali. Questo non è più una questione di diritto acquisito, questa è una questione di giustizia sociale, che si venga a rinnovare questo contratto, perché è impossibile vivere con 5,50 euro l'ora, dato l'impegno e data la difficoltà delle mansioni lavorative che queste lavoratrici svolgono a contatto costante con i contagi e con i malati. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha fatto visita all'ufficio speciale per la ricostruzione di Teramo, dove ha incontrato il direttore Vincenzo Rivera e i dipendenti per una ricognizione sullo stato istruttorio delle pratiche relative alla ricostruzione pubblica e privata del terremoto del 2016. Dal confronto è emerso che nel corso dell'anno sono state definite 746 richieste di contributo, pari al 32% del carico giacente. Della restante parte, ben il 77%, è in attesa dei pareri di conformità urbanistica ed edilizia dei comuni, ovvero in attesa di integrazioni documentali da parte dei tecnici. Rimangono 244 pratiche in lavorazione presso l'ufficio, per le quali si è riscontrata la completezza documentale, che sono pertanto in procinto di essere definite, mentre ulteriori 119 sono nella fase di pre-istruttoria. Il totale generale è pari a 2.345 pratiche, che rappresentano soltanto il 25% delle pratiche attese. L'imminente scadenza delle pratiche relative ad edifici con danno lieve, prevista il 30 novembre, determinerà un sicuro aumento delle domande per affrontare le quali l'ufficio speciale si è recentemente strutturato, arrivando a 73 dipendenti, cui si aggiungeranno entro fine anno le assegnazioni di personale delle società Fintecna ed Invitalia per complessive ulteriori 15 unità. Andiamo adesso all'aeroporto d'Abruzzo, dove si è tenuto il CDA della Saga, che ha provveduto ad approvare il bando da 800.000 euro della regione per i nuovi voli. La società è al lavoro per farsi trovare pronta quando, lo speriamo presto, sarà terminata l'emergenza sanitaria. Vediamo. Abbiamo deciso che nel mentre applichiamo la massima rigorosa attivazione di tutte le norme sanitarie, il contenimento, le zone arancioni e quindi i restringimenti, mentre facciamo questo col massimo rigore, dobbiamo però preoccuparci in un tempo ragionevole di riportare l'aeroporto ai livelli del 2019. Quindi abbiamo approvato un bando per 800.000 euro datoci dalla regione, che ringrazio, per nuove rotte, nuovi voli a partire da Natale, se sarà possibile, o viceversa da primavera del 21,
che potrebbe essere aggiudicato a qualsiasi compagnia aerea voglia fare le nuove rotte di Berlino, di Parigi, Torino, rafforzare quelle di Milano e proporci eventualmente nuove rotte internazionali. E contemporaneamente, per la prima volta in Italia, ho proposto e approvato in consiglio di amministrazione, su mia iniziativa, un recovery airport plane, cioè un piano industriale innovativo di 2 anni che prevede che a partire dal gennaio 2021 per arrivare alla fine del 2022, superata l'emergenza Covid nei modi e nelle forme che il governo e la regione più rigorose riterranno, però noi già lavoriamo per riportare in 2 anni l'aeroporto a 700.000 passeggeri nel 2022 e a 1 milione nel 2023, con un piano industriale credibile, nuove rotte, nuovi investimenti e nuove relazioni con le compagnie aeree. È una cosa molto importante che permetterà alla regione Abruzzo e al nostro aeroporto di essere leader su questa proposta in tutta Italia. Siamo i primi, cioè, a pensare contemporaneamente alla massima urgenza sanitaria e rigore necessario, però a preoccuparci in 2-3 anni di riportare tutto in maniera credibile e seria ai livelli necessari per l'economia abruzzese. Questo anno però si chiude con numeri che, per quanto concerne gli ultimi mesi, non sono positivi, è un discorso nazionale per via dell'emergenza. Certo, ma è proprio questo il motivo. Il motivo è che gli aeroporti perdono l'80% dei passeggeri, noi stiamo sul 72-73, ma la media è 80%, e quindi andrebbero alla morte sostanzialmente, una lenta agonia nel resistere al Covid. Resistere al Covid ci sta il massimo rigore, ma bisogna prepararsi a una rinascita che, insieme al vaccino anti-Covid, permetta all'economia e quindi agli aeroporti di essere pronti al rilancio. Nessuno sarà pronto se non si decide da adesso cosa fare e se non c'è una strategia industriale, di mercato e di impresa adeguata. Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo approvata, l'abbiamo scritta, l'abbiamo preparata, e quindi partiamo con 6 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, ci auguriamo, del vaccino anti-Covid e della fine dell'emergenza sanitaria. Cambiamo argomento. Il Comune di Pescara ha esposto il progetto Outreach Quartieri Senzienti, portato avanti dall'amministrazione comunale assieme all'associazione On the Road nell'ambito del bando per le periferie 2016. L'investimento complessivo è di 380.000 euro. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Noi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa in loco, quindi ci siamo spostati dal tavolo istituzionale del Comune di Pescara, siamo venuti qui di fronte alla sede dove sarà un po' il cuore di questa iniziativa. È un'iniziativa importantissima, un'iniziativa di 10 anni, di un importo importante, circa 380.000 euro di finanziamenti pubblici, dove questa amministrazione intende intervenire anche sul tessuto sociale di questo quartiere, oltre a tipi di interventi con attività ad esempio sulla sicurezza, quindi che svolgono le forze di polizia, di concerto anche col comune. Fra un anno installeremo tante telecamere all'interno dell'impianto di controllo sulla sicurezza della città. Questo progetto, con questo progetto importantissimo del bando delle periferie, noi andremo a intervenire proprio sulla parte sociale della cittadinanza di questo quartiere, dove avremo tanti psicologi, assistenti sociali, sociologi, che daranno diversi supporti, daranno dei supporti ad esempio a quei ragazzi che ci sono, c'è anche un po' troppo abbandono scolastico, facendo capire ad esempio l'importanza della scuola, dando anche un supporto in tal senso, intervenendo ad esempio sulla fascia dei tossicodipendenti. In questo senso abbiamo lanciato anche prima anche una forma di controllo su questo, anche delle attività anche abbastanza spinte che faranno questa cooperativa, che è un po' il braccio armato del Comune di Pescara, la cooperativa On the Road, per il quale già gestisce tanti servizi, per il quale si andrà a far capire a queste persone ad esempio dove li può portare la droga. Si andrà a dare un supporto a queste persone, ad esempio, che soffrono di marginalità. Ci saranno anche per esempio mediatori culturali per far sì che ci sia anche una maggiore integrazione fra gli immigrati con le persone del posto. Quando ci sono delle problematiche di questi quartieri, noi ci crediamo che ci possa essere anche la rinascita anche di questa periferia. Non si fa facendo polemiche, si fa mettendo in campo diverse azioni. Questo rappresenta una delle tante azioni che questa amministrazione pone in essere per la rinascita di questo quartiere periferico, per appunto Rancitelli, che non può essere soltanto un quartiere da ricordarsi facendo delle conferenze stampa sotto al ferro di cavallo. Qua ci sono tante belle realtà e noi le vogliamo anche far venire fuori. L'Abruzzo è l'unica regione in Italia che non ha erogato nemmeno una borsa di studio per gli studenti. Questa è la denuncia che arriva dal Movimento 5 Stelle, che chiede un cambio di passo alla giunta regionale.
La regione Abruzzo ha acquisito il triste primato di essere l'unica regione italiana, da quando le borse di studio sono state istituite, a non aver permesso l'erogazione di una sola borsa di studio. Parliamo di 3 annualità scolastiche, dal 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Ad oggi Regione Abruzzo ha tenuto fermi e continua a tenere fermi più di 2.700.000 euro, che sarebbero invece dovuti andare a sostegno degli studenti abruzzesi, di tutti gli studenti abruzzesi, per la lotta contro la dispersione scolastica. Teniamo presente che queste borse di studio sono dirette ad una fascia debole, a chi ha un reddito ISEE inferiore di 15.000 euro, ma soprattutto danno la possibilità di acquistare libri di testo, digital device, nonché attività di approfondimento e attività culturali. È gravissimo che il governo di centrodestra continui a inseguire la propaganda cercando di acuire uno scontro istituzionale che non sta portando nulla se non un danno a questo territorio, e dimentichi invece le responsabilità di governare un'intera regione e tutto il popolo abruzzese. Gli studenti abruzzesi sono gli unici studenti a non aver potuto soffrire di questo vantaggio. L'aspetto grave in tutto ciò è che se entro novembre di quest'anno la regione non trasferisce tempestivamente gli elenchi al MIUR, noi rischiamo di perdere la prima tranche di più di 820.000 euro, e così sarà anche negli anni prossimi. Io per questo ho portato all'interno del Consiglio regionale, attraverso l'interpellanza, una richiesta e ho sollevato la questione dinanzi al Consiglio regionale per avere un dettaglio e le spiegazioni di ciò che hanno fatto all'interno dell'assessorato. L'assessore e il presidente non devono più perdere tempo, bisogna agire tempestivamente per garantire un diritto a tutti gli studenti abruzzesi. Con possibili nuove restrizioni, a breve sono destinati a crescere gli acquisti in rete, come è stato durante il periodo di lockdown. È questa l'idea alla base di Abruzzo Vive in Rete, ideato da Laura Bevilacqua, una piattaforma per il commercio online che prevederà anche il delivery food. Vediamo il servizio. Con possibili nuove restrizioni nel nostro paese, destinato a crescere il commercio online, Abruzzo Vive in Rete ha avuto un grande successo in questi mesi, Laura Bevilacqua, e voi ovviamente state pensando a nuove iniziative, avete anche fatto il nuovo sito della vostra associazione per far sì che chi vuole comprare in rete lo possa fare nella massima sicurezza e nel modo migliore. Sì, è stato incrementato, infatti da quando è nata, che si chiamava Pescara Vive in Rete, è diventata Abruzzo, proprio perché dalle zone limitrofe hanno chiesto di partecipare comprendendone l'utilità, in quanto questo strumento affianca le attività, specie in questo periodo di grande crisi. Che cosa avete in mente, che cosa state progettando per le prossime settimane, per i prossimi mesi e soprattutto con l'approssimarsi del Natale? Allora, in vista del Natale, in vista anche del rischio che le restrizioni diventino più stringenti per le attività, rischiando zone rosse, ma già così in zone arancio, abbiamo pensato di essere vicini ai nostri colleghi e ai cittadini sia di Pescara che dell'Interland e non solo, permettendo di ampliare la nostra piattaforma e offrendo a tutti una prova gratis di almeno 3 mesi per iniziare e cominciare a padronare questo strumento, perché il commercio online può diventare l'unico strumento per interagire con i nostri clienti, e le attività non devono soffrire oltre misura le necessarie restrizioni che verranno applicate. Generale della Cremonese.
Nelle ultime ore è uscito di scena un potenziale protagonista dell'operazione societaria del Pescara. Ariedo Braida è il nuovo direttore generale della Cremonese e inizierà il suo mandato dal 1 dicembre. L'ex direttore sportivo del Milan di Berlusconi e del Barcellona di Messi, dopo qualche stagione di pausa, torna in sella col club del presidente Hervedi, dopo essere stato al centro di voci insistenti che lo volevano tessitore della trattativa tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e un gruppo di investitori milanesi, voci che lo stesso massimo dirigente biancazzurro aveva smentito. Intervenuto nella trasmissione Velo, Sebastiani commenta così l'avvento di Braida con la Cremonese e torna sulla trattativa societaria. Mi fa piacere che Ariedo sia rientrato, perché è rientrato tra le altre cose con un club importante vicino a casa sua. Io con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, quindi mi fa piacere che sia rientrato e soprattutto nella nostra categoria, quindi avremo modo anche di vederci, di sentirci. Per quanto riguarda il resto, vedi, il concetto è uno solo. Io ho sempre detto, io sono pescarese e non lascerò il Pescara in mano a persone che domani mattina rubano 4 soldi, scappano e fanno fallire la squadra. Se ci sarà la possibilità di darla a qualcuno che è più serio di me, sono il primo ad essere, diciamo, in qualche modo pronto a fare un'operazione di questo tipo. È uscito allo scoperto Leonardo Pavanati, milanese ma toscano di nascita, imprenditore e titolare di uno studio di consulenza aziendale che funge da family office anche per alcune famiglie saudite. Pavanati è presidente del CDA della AEG Real Estate S.P.A., società con sede legale a Napoli e altre operative a Varese, in Brianza e a Palermo, con la quale vorrebbe acquisire il pacchetto di maggioranza della Delfino Pescara. Pavanati da giorni tratta con le banche per avere disponibilità economiche e fideiussioni tali da poter puntare alla chiusura. Non è però l'unico pretendente per Sebastiani, che interloquisce anche con altri gruppi, avendo un punto di forza. L'equilibrio dei conti della società fa sì che la cessione per il massimo dirigente biancazzurro non sia una necessità improrogabile. Ho dettato delle condizioni che sono molto stringenti, me ne rendo conto, ma lo sono soprattutto per capire chi hai di fronte, perché è evidente che se arriva qualcuno che è disponibile a tirargli fuori dei soldi, a tirare fuori delle garanzie, vuol dire che intanto ha una valenza economica importante e poi comunque è una persona di un certo tipo. Quindi, per il resto, io non ho nessuna né fretta né ho dato ultimatum a nessuno, per cui il Pescara va avanti tranquillamente con o senza nuovi soci, con o senza un nuovo proprietario. Io ho la maggioranza del Pescara, sono il presidente, non vedo nessun tipo di problema, se non quello di, eventualmente, ribadisco quello che sto facendo da anni, cercare di trovare qualcuno che ci possa dare una mano a fare un saltino di qualità, quello sì. Che adesso possa trovare uno che se si compra tutto e lo faccia da solo va bene uguale, però deve essere, ribadisco, deve essere uno che dia sicuramente continuità a quello che abbiamo fatto. Adesso la Serie C, sedute mattutine oggi e domani per il Teramo, che prepara il match casalingo di domenica alle 14 con il Catania. Il tecnico Paci sarà ancora privo di bombaggi tra gli etnei. I principali dubbi dell'allenatore Raffaele sono concentrati sulla difesa. Dirigerà l'incontro Mario Vigile della sezione di Cosenza. Il servizio di Andrea Costantini. Qual è la capacità di reazione di questo Teramo? È la principale domanda in riferimento al match di domenica, la Bonolis contro il Catania. Reduce dal primo stop in campionato a Catanzaro, i biancorossi sono chiamati a dare una risposta diversa rispetto a quelle precedenti, quando ha saputo cavalcare l'onda lunga di un bel inizio di stagione. Squadra e allenatore freschi, atteggiamento sbarazzino, solidità difensiva, pressione e cooperativa del gol. Quanto incide la prima sconfitta nella testa dei calciatori? La speranza di Massimo Paci è che la partita di Catanzaro sia uno step per proseguire il percorso di crescita, fatto anche di serate no, come quella del Ceravolo, dove la squadra per una volta ha giocato sottotono ed è stata tratta in balia di un avversario che, va ricordato, è una delle compagini più attrezzate del girone e chiamato a competere per le prime posizioni. Un Teramo che al momento, guardando la classifica, sarebbe potenzialmente ad un punto dal primo posto, cui i biancorossi possono realmente avvicinarsi sfruttando il doppio turno interno. Dopodomani il Catania e mercoledì il recupero col Foggia,
in un Bonolis dove il Teramo ha fatto il pieno, 3 vittorie su 3. Il tutto all'interno di un ciclo di partite che prevede anche la trasferta di Terni contro l'attuale capolista del girone, che aiuterà a capire meglio qual è la dimensione del Teramo in questo campionato e se c'è la stoffa per lottare veramente con le migliori nei prossimi mesi. Va altresì detto che Pacide 5 partite privo del suo miglior giocatore. Avere o non avere Francesco Bombaggi cambia tanto, soprattutto nelle strategie offensive, e il fantasista sardo difficilmente rientrerà domenica. A Pagani la squadra non ha digerito bene il 4-3-3. Il 4-2-3-1 dà sicurezze consolidate. Cresce la condizione di Bulino, che potrebbe arrivare a contendere la maglia Pinzauti anche alla luce di questi impegni ravvicinati. Per il resto Paci dovrebbe confermare la difesa del Ceravolo se l'Asic dovesse dare ancora forfè. Il Catania dal canto suo è reduce dal pareggio in rimonta di Palermo contro una squadra che era ridotta all'osso e senza cambi a causa del Covid. Anche per questo motivo che il punto alla fine non ha granché soddisfatto il tecnico Giuseppe Raffaele, che così ha commentato nel post gara. Dobbiamo prendere, non dobbiamo buttare tutto. Capisco che volevamo tutti questa vittoria, però non dobbiamo buttare tutto, dobbiamo prendere l'ottimo secondo tempo che abbiamo fatto e dobbiamo crescere nella mentalità, dobbiamo crescere nella voglia di vincere, dobbiamo giocare con più entusiasmo, questo è quello che chiedo. Catania che poi ha saltato il turno infrasettimanale, il match col Bisceglie è stato rinviato per casi di Covid nella squadra pugliese. Nel pomeriggio ultima seduta a Torre del Grifo per gli Atenei, che domattina voleranno in Abruzzo dove sosterranno la seduta di rifinitura. Improbabile il recupero dell'esperto difensore Tonucci, che ha riportato un problema muscolare al Barbera. Il tecnico Raffaele si porterà dietro il dubbio difesa 3 o a 4. Certi di un posto Clayton Dos Santos e Silvestri, difficile il rientro di Pellegrini. Dunque Calapai e Pinto Terzini in caso di linea 4. Con l'altra soluzione, uno tra Calapai e Zanchi sarà il terzo centrale. Direzione di gara affidata a Mario Vigile della sezione di Cosenza, che non ha mai arbitrato il Teramo in campionato. Gli Etnei sono invece imbattuti, bilancio di 2 vittorie, una in Coppa Italia e 2 pareggi. La prima edizione del TG6 termina qui, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19, se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.